Nell'esperimento di Young realizzato con la luce laser, abbiamo visto che ciascuna fenditura diventa sorgente di onde sferiche e da ciascuna fenditura escono raggi in tutte le direzioni. Qui ho disegnato soltanto una coppia di raggi e un'altra coppia di raggi, ma in realtà i raggi sono tantissimi. La situazione infatti è concettualmente identica a quella che abbiamo visto con l'oscilloscopio, dove al posto delle fenditure ci sono due punte vibranti che colpiscono la superficie dell'acqua e generano onde sferiche che vanno a fare interferenza creando una serie di nodi e antinodi. In quest'altra immagine non ci sono le punte vibranti, ma arrivano fronti d'onda piani che poi incontrano queste due fenditure. Ciascuna fenditura diventa sorgente di onde sferiche, in questo caso circolari sulla superficie dell'acqua, e si creano nodi e antinodi nei punti in cui si sovrappongono le creste o i ventri. Lì si creano gli antinodi, oppure cresta e ventre si creano i nodi. Come si vede in questa figura, qui ci sono le due sorgenti, sarebbero le due fenditure, i fronti d'onda circolari interferiscono, laddove si sovrappone cresta più cresta, oppure ventre più ventre, qui chiamate gole, si formano questi pallini rossi che sono gli antinodi. Laddove si sovrappongono cresta e gola si formano i nodi. Si vede da questa immagine che gli antinodi non sono distribuiti a caso, ma lungo delle precise direzioni. Torniamo adesso all'esperimento di Young fatto con i laser. La situazione è identica, arrivano fronti d'onda piani, che sono i laser appunto. Escono dalle fenditure onde sferiche che interferiscono e formano nodi e antinodi, che sono distribuiti nello spazio lungo ben precise direzioni. In corrispondenza di quelle direzioni avvengono le interferenze costruttive e quindi l'onda luminosa risultante sullo schermo, che è questo, dà luogo a dei massimi luminosi. Quindi avremo un massimo luminoso qui, uno qua e così via. A metà strada tra i massimi luminosi invece ci sono le zone scure, perché lì la luce arriva in interferenza distruttiva. Le zone scure si hanno in corrispondenza dei nodi, cioè di queste direzioni dove stanno i pallini di colore verde. Sullo schermo quindi si forma un'alternanza di zone chiare e zone scure, che si chiamano frange di interferenza o anche figura di interferenza o anche pattern, interference pattern. Le zone luminose sullo schermo, come per esempio può essere qua, in corrispondenza di questa direzione, si ottengono perché le onde arrivano in fase. Si sovrappongono perfettamente come si vede in questa immagine. Queste sono le onde che escono dalle due fenditure. E queste direzioni n uguale a 0, n uguale a 1, 2, 3, dove si creano sullo schermo le interferenze costruttive, cioè i massimi di luce, corrispondono alle direzioni che ho disegnato qua. Questa è la direzione corrispondente a n uguale 1, questa a n uguale 3. Sono quelle direzioni, come abbiamo visto, che rendono la differenza di cammino tra i raggi che escono dalle fenditure pari a un numero intero di lunghezze d'onda, per esempio 3 lunghezze d'onda, oppure una lunghezza d'onda. A metà strada tra queste direzioni, diciamo, costruttive, ci sono le direzioni distruttive, tipo questa, qua in mezzo, dove le onde arrivano in controfase, viaggiano in controfase e quindi si annullano tra di loro. Perciò sullo schermo c'è una zona scura. Lo stesso concetto è mostrato in quest'altra figura, dove si vedono due raggi che arrivano in questo punto, ingrandito qua, si vede che le due onde arrivano in controfase. Quindi si annullano perché creano l'interferenza distruttiva, infatti in corrispondenza di questo punto sullo schermo si legge dark, cioè una striscia scura. Viceversa, in quest'altro punto c'è una fascia luminosa, bright, perché i raggi che arrivano in quel punto arrivano in fase, come si vede dall'ingrandimento, e quindi fanno l'interferenza costruttiva. Stesso concetto mostrato qui, le due fenditure e sullo schermo si crea l'alternanza di fasce luminose e fasce scure, le frange di interferenza, che qui vediamo fotografate in esperimenti fatti con laser rossi, verdi e blu.